farmacista Walter Schönenberger ha studiato farmacia a Monaco di Baviera e, studiando vecchi libri di erboristeria, si è imbattuto nel metodo terapeutico ormai da lungo tempo dimenticato, con i succhi freschi delle piante e la loro efficacia curativa. Era convinto che il succo fresco della pianta essiccata avesse virtù terapeutiche superiori e nel 1927 fondò a Magstadt, presso Stoccarda, la sua fabbrica di succhi vegetali. Iniziò con il tarasacco, ortiche e farfaro, ai quali seguì ben presto tutta una gamma di altre piante medicinali. Oggi, nei moderni impianti aziendali, vengono prodotti quasi 40 diversi succhi spremuti da piante fresche, disponibili tutto l'anno per il consumatore come medicina naturale. Schönenberger pratica in proprio la coltivazione di piante medicinali tramite coltivatori contrattuali già da 3 generazioni. Tutti i campi sono certificati per la biocoltivazione secondo le regole della coltivazione biologica. Le sementi utilizzate hanno raggiunto con la selezione un contenuto particolarmente elevato di principi attivi. È un ciclo naturale, dallo spargimento di compost sui campi fino all'imbottigliamento. Non viene impiegato concime chimico, come compost servono gli scarti provenienti dalla nostra produzione. Le piantine vengono fatte germogliare nelle nostre serre e poi piantate sui campi con apposite macchine. Pressate con dei rulli pesanti e quindi annaffiate abbondantemente. In tal modo le piante crescono in fretta, ma anche le erbacce però si sviluppano in modo esplosivo. Fra i filari si possono impiegare delle macchine, ma fra pianta e pianta bisogna estirpare le erbacce a mano. La sarchiatura nella coltivazione biologica è impegnativa e costosa. Non sono infatti ammessi i diserbanti. La coltivazione dei campi è sottoposta a continui controlli. Il momento ottimale per la raccolta viene definito in laboratorio in base ai campioni prelevati sui campi.